sinceramente, fotografo ci ritengo. Perché deve essere dall'altra parte, però. Sono posizioni così. Vabbè, tu ti ricordi, no? Sì, ok. Perfetto. Allora, io presento il maestro Ciro Cinfetti, maestro ancora di Ciro Cinfetti, che ha presentato il studio d'oro che era stato dei voti di questo anno. Durante e dopo. La seconda parte, insomma. Subito dopo, e abbiamo legato la mostra del Ciro Cinfetti un momento, la quarta tappa del convegno Campagna in Fiamme, quindi un momento di inchiesta giornalistica per il territorio della regione e anche un momento di inchiesta fotografica. Ciro, vuoi dire ai ragazzi perché hai legato la figura femminile umana in questo paesaggio? In realtà c'è una leggenda. Cioè, si dice che c'è una voce sul presunto che praticamente tutte le volte grida e insomma nessuno riesce a comprendere che vede da dove venga. In realtà non è una foto, insomma, sono dei personaggi molto piccoli, come avete visto, in un ambiente molto grande, cioè quasi a stretti si vedono, perché insomma solo quando si va vicino alle foto si riesce a cogliere la presenza, no? E in realtà è questa voce che grida insomma. Poi c'è anche una dimensione estetica, ma ripeto, è una cosa anche molto istintiva, soprattutto molto istintiva. È nato anche come gioco, la fotografia, come tutte le arti, secondo me hanno bisogno, insomma, di questa cosa, di questo gioco, di questa cosa che in effetti fa nascere poi questa cosa, non so, pure cose così. Cominciata in modo singolare e particolare, prima di tutto è venuta fuori, di là non si vede bene, c'è una foto, sì, c'è una foto con dei colori incredibili, che erano i fumi di combustione di chissà quale materiale, perché bisogna non è bruciato. Perché c'è stato il solito pirone della dimentica che è andato lì a bruciare le cose. Bisogna bruciare perché c'era un'intenzione reale di far sparire qualche cosa. Perché il cielo, non so se ci sono dei opuscoli ancora, è diventato rosso a luna, a mezzogiorno, è diventato blu. Quella foto sembra un giochetto tra il colore bianco e nero, in realtà è proprio reale, non è stata manipolata manco per niente. Perché il grigio della cenere è il rosso, l'unica cosa colorata che veniva fuori, insomma, dalla combustione del vino. Perché hai deciso di fare tutti in bianco e nero? No, alcune sono a colori. Alcune sono a colori. Quella è a colori, in realtà non è stata manipolata. Il bianco e il nero in qualche modo storicizza. Il bianco e il nero ti crea è un po', ti obbliga alla riflessione, perché è un po' estrainare dalla realtà o dalla presunta realtà, per cui ci sarebbe da discutere in qualche modo. Però può essere una scelta estetica o meno, non c'è stato né il tempo né lo spazio, perché non so se è un posto così bello così qua. Queste foto dovevano necessariamente essere così grandi per essere viste in un certo modo, per cui abbiamo dovuto semplificare, insomma, un'altra quantità di scatti dove il colore è molto presente, però nella sua assenza, perché come quella foto lì, praticamente, cioè l'unica manifestazione cromatica è il rosso del fuoco, e insomma tutto il resto comunque rimane grigio, rimane assolutamente un grigio naturale che non esiste, e quindi è diventato anche questo un motivo per cui sono andato lì. Comunque il motivo per cui sono venute fuori queste foto è lo sgomento che mi ha costretto a fare un giro là sopra. Poi man mano il discorso si è creato da solo, cioè è un fatto che è venuto fuori quasi in maniera istintiva. Io non faccio né politica né demagogia, non sto lì, questo è il lavoro loro, il lavoro di questi personaggi qua. Io praticamente istintivamente faccio le cose, perché non è questo solo il mio lavoro, faccio anche altre cose, giro il mondo e fotografo un po' quello che mi capita davanti, però senza mai avere un motivo né politico né filosofico, solo un istinto, perché l'istinto secondo me è l'unica cosa che ti fa essere diciamo veramente reale, concreto, perché qualsiasi cosa poi diventa una mediazione a un supporto filosofico, linguistico, logico, insomma. Tutto il resto invece è semplicemente ciò che ti viene di fare con la tua pelle, con quello che hai addosso e con quello che pensi. E Ciro, dicevi prima ai ragazzi che tu hai avuto modo di fare questi fumi colorati, violaci, rossi, ecco, dovuti per tornare. Non soltanto, dovuti invece a cose bruciato qualcosa ulteriormente più dolose, allora, più tossiche. Dal Vesuvio hanno fatto spadire
la cosa che dava fastidio che non doveva essere trovata. Perché il cielo è diventato, ripeto, è diventato blu cobalto all'una, alle due, quindi non c'entrano i tramonti, nella rifrazione della luminanza del sole, la luce, quindi rosso nella fotolisi del bene, ed il giallo. Quindi in genere se uno fa un'analisi dello spettro fotografico può anche risalire ai materiali che sono bruciati. Materiali tossici. Materiali tossici. Sono saliti, insomma, questi fumi per 4-5 volte l'altezza del Vesuvio, che è 1000 metri, quindi 4-5 metri di materiale combusto con un colore che invadeva tutto, anche sotto il bosco prima che si incendiasse. Quindi una presenza proprio massiva, enorme, di materiale tossico, quindi di cobalto, credo dal colore, come ha detto lui, di fosforo e il rosso, non so, non mi ricordo bene cosa può essere. Comunque, sono tutti materiali chimici che hanno dovuto far sparire. E non è nessuno, cioè di questo non si è parlato, perché poi le tracce ovviamente non sono state trovate, è andato tutto in fumo. Ovviamente. Quindi il motivo principale per cui questo Vesuvio è bruciato, non so le altre cose, in altri punti della campagna del 2017, proprio devastata dagli incendi, ci sono stati motivi di speculazione diversa, aliena, insomma. Invece in questo caso doveva sparire qualcosa che dava fastidio. Ora, cioè, è chiaro che lei ha fatto una conferenza qualche giorno fa dove c'erano gli addetti ai lavori, persone che dovrebbero fare dei suggerimenti per fare in modo che questo insomma, non accada. E però una cosa che possiamo fare tutti quanti, senza aspettare chissà cosa, fare una passeggiata sul Vesuvio, io lo sto già facendo, comprare dei semi di qualsiasi cosa, pomodori se vuoi, cedri, ciliegi. Io sto comprando in rete, andare lì, fare un pochettino con un dito, così mettere i semini. Bella questa cosa, quindi questa è una cosa che, perché alla sì, sono 5 anni, lo sai bene, 5 anni per evitare le speculazioni, sia delle persone che si occupano insomma di rimboschimento eccetera eccetera, sia per l'edilizia, cioè è stato vietato fare qualsiasi cosa che possa far rinascere gli alberi da sopra, che tra l'altro stanno già rinascendo, i pini piccoli della bosco già vengono fuori. Però se uno vuole fare un'azione concreta, veramente rivoluzionaria, è quella di andare da sopra con un tipo di semi in tasca e piantare quello che vuole. Magari proviamo una sequoia tra qualche anno di Vesuvio che farà una, svetterà oltre i 100 metri, oppure chissà quale altro, io già lo sto facendo. Quindi, vabbè, il paesaggio spettrale, se il bosco non esiste più, la luce qui non è mai entrata, sembrano dei montaggi, alcune davvero incredibili, non le possono dimenticare perché mi capitava anche la stasera di fotografi, qualcuno mi ha detto, oh, bravo, hai preso la figurina e l'hai incollata sopra. No, non ho incollato niente, queste sono foto autentiche e non sono state assolutamente manipolate, se non nel contrasto, nella luminosità, cioè le cose che si fanno in genere in camera oscura con la fotografia tradizionale. Insomma, per cui tutti quelli che pensano che questo sia un lavoro di collaborazione, mi dispiace, avrei fatto di meglio. Se avessi manipolato le foto non se ne sarebbe accorto nessuno, nessuno avrebbe. Ce ne sono alcune dove è totalmente surreale, dove la persona è così stagliata nel grigio quando fai dei campi più ravvicinati per non andare a quella la mia intenzione, cioè di focalizzare sulla persona, sul disastro, dove veramente sembra un montaggio fatto anche in malo modo, insomma. E le foto sono autentiche. Ci siamo un po' divertiti, un po' intossicati, ci si è distinto la parte di cui vi parlavo senza sapere nemmeno che cosa in realtà stessi facendo per onestà intellettuale, lo dico, perché ripeto, per me tutto da sempre nasce intorno al gioco, il fatto di provare a emozionarmi facendo delle cose che non hanno, ripeto, una dimensione né politica, né filosofica, né una logica ben funzionale o praticamente determinata. Ci siamo avventurati, mi sono beccato una quantità di bestemmie, non avete idea, perché il tutto è durato pochissimo, non il primo intervento dove abbiamo fatto le foto, ma diciamo la performance vera e propria, dalle 6 di mattina, 5 e mezza alle 7, siamo scappati via perché poi c'era ancora, insomma, c'erano ancora i pompieri, c'era la gendarmeria del Vesuvio che veniva lì a controllare le cose, stavamo in un posto dove non potevamo stare. Quindi ecco, per onestà intellettuale vi dico che è un gioco per quanto mi riguarda. Ora, a parte la cosa terribile che è accaduta, no? E che ha bisogno di un altro tipo di, insomma, di tavola per discutere, insomma, questo qui è un lavoro, e adesso parliamo di fotografia, è un lavoro assolutamente simile. Poi la cosa è diventata ragionata, nel momento in cui poi sono tornato e ho visto che era una catastrofe sul serio, a parte i colori che veramente mi hanno attirato, è venuto fuori un lavoro che sta durando da circa 2 anni e quindi siamo arrivati qui. Qui c'erano delle persone che praticamente, perché gli alberi, cosa è accaduto agli alberi? Gli alberi che si sono salvati hanno avuto
attraverso il calore uno shock termico che ha deviato il loro sistema immunitario. Per cui pure quelli che erano salvi sono stati attaccati da tanti insetti e hanno dovuto praticamente abbatterli tutti quanti. E io qua sto su uno di quegli affari che sta a 140 metri e ho fatto una foto dall'alto, e questo sottobosco con le chiome noi non l'avremmo mai visto, né la luce sarebbe mai entrata qua dentro. Quindi questo è un lavoro che è ancora in divenire, perché stiamo ancora fino a qui. Adesso non c'è più niente. Questi alberi, come vedete in quella foto lì, li stanno totalmente sezionando ed eliminando anche quelli che si erano salvati. Per questa poi, ecco, entra in gioco poi dopo, insomma, quando uno si rende conto di quello che è accaduto sul serio realmente. Ed è una cosa terribile. Poi il gioco è nato anche perché quando ho fatto le prime foto, sembrano stranamente romantiche, cioè un disastro che ha un aspetto curioso, no? Cioè come fai? C'è qualche amico che ha detto: senti, hai reso un disastro una cosa quasi bella, quasi decorativa. Lì c'è stata anche una mia riflessione, perché la distruzione ha un fascino particolare, una cosa innegabile, no? L'apocalisse, le luci, i colori, diventano qualcosa che stranamente ci attirano, insomma. Però io avevo capito le speculazioni, diciamo, che hanno a che fare con l'essere umano, cioè è facile fotografare un bambino che è affamato, triste, oppure è girato mezzo mondo, quindi anzi quasi tutto il mondo, mi sono trovato davanti a queste storie e non le ho mai fotografate, per rispetto delle persone, perché non credo che a nessuno potrebbe piacere essere fotografato, insomma, durante una fase negativa della sua vita, della sofferenza, eccetera. Per cui mi piace più fotografare, diciamo, la crisi, il controverso. C'è un bambino che sorride in un ambiente proprio assurdo, insomma, e quelle sono le cose che in genere porto via con me. Questo è un ambiente nuovo, un ambiente, insomma, il gioco di dietro casa è una cosa. Io vado su Facebook da quando ero ragazzino, facevamo le camminate a piedi, tipo, insomma, 2 ore per arrivare su, un altro 3 ore per arrivare giù. 2 anni fa c'è stato un concerto di Maria Pia di Vinto, che è una musicista napoletana conosciuta in tutto il mondo, sconosciuta quasi a tutti qui, che ha fatto un concerto proprio sulla letta, proprio sulla bocca, insomma, delle sue. È stata una cosa veramente incredibile ritrovare lo stesso posto, insomma, assolutamente privo di vegetazione, di natura, di flora, di fauna, animali morti, eccetera eccetera. È stata una cosa terribile, e questo è il dopo. Il prima è solamente qualche cosa che mi ha sconvolto, nemmeno tanto negativo, ma dal punto di vista proprio dell'immagine, del potere di perdere la distruzione. Ed è venuto fuori questa cosa curiosa, che poi è diventata anche una denuncia nel momento in cui ci siamo dovuti confrontare con lei e con altre persone che si sono occupate di questi incendi. La macchia mediterranea brucia ogni anno, ci sono delle foreste del nord Europa che spariscono in 2 giorni, ettari e ettari di verde vanno in fumo in pochissimi minuti, insomma, nessuno se ne preoccupa, perché è una cosa quasi naturale. Ciò che non è naturale sono quei blu, quei rossi e quei gialli che fanno capire che questo ben di Dio è sparito per un'azione veramente criminale da parte di persone senza scrupoli. Tutto qua, fa sembrare retorico. Quindi noi non ce ne freghiamo di queste persone, se ci mettiamo 2 semi di tasca e andiamo ovunque, pure nella piantina del vicino fuori casa, gli usiamo la mentina e il basilico e gli mettiamo una segue nella testa del giardino, secondo me facciamo una cosa molto bella. Oh, se avete voi da chiedere qualche cosa, io sono contento, anche le domande più banali, le cose più... non vi intimidite, ecco là. Quello là, quella è stata una sorpresa, perché io l'ho trovato che tagliava quegli alberi di cui parlavo prima. Lì prima c'era un bosco, e io ho fotografato. Vedi, è partito da quel ceppo, da quel fiammifero più basso che c'è a sinistra dell'inquadratura, lo vedi? Cioè, in pratica io vi ho detto di lasciare solo quello, adesso non c'è, ti ripeto, non c'è lo spazio per posizionare tutte le cose. Però il discorso è partito da quello, perché io ho detto di lasciare quel ceppo lì, quel fiammifero di 20 metri, come ultimo pezzo da tagliare e da buttare via. E lui ha detto, allora adesso ti faccio vedere una cosa speciale, e si è arrampicato con i lamponi, con degli affari che si legano ai piedi di metallo con dei denti e con una corda, e salito sotto con la motosega, tagliando via tutto quanto, e c'ho delle sequenze dove tutti gli alberi, cioè praticamente a sezioni, a tocchetti, vengono giù, e sono anche sequenze video incredibili, veramente. Però questa è una cosa che penso di tenere insieme, faremo, insomma, un continuo di questa operazione, proprio per sensibilizzare realmente gli altri, che non va più
un valore estetico, ma sarà più qualcosa che ha un valore di denuncia realmente. Quindi lui è salito, si è arrabbiato. Quella è un'altezza incredibile, non so, se tu percepisci i suoi metri, cioè con lui 2 metri, no, no, per essere esagerato, colletto. Ora io vi invito, insomma, visto che voi hai visto l'arte, possono una scuola d'arte, a divertirvi soprattutto, in tutte le direzioni, insomma, cioè si può fare fotografia anche iniziando da un corso di pavimento, no? Si può fare per creare delle cose che hanno leggermente particolari, oppure puoi fare delle ricerche anche in un quadrato a casa tua, come faccio spesso io, mi provo con l'albero di piede più volte, poi ne faccio una rivoluzione, a volte meno veloce, faccio una chietta, insomma. La fotografia è un gioco, secondo me, ma grazie a tutti si aggredisce. Addirittura che la vita in realtà è meglio rappresentata per cui anche parole veramente dalle immagini, perché ogni immagine è quasi sintetizzata veramente completamente in un momento dell'esistenza. Quindi ogni fotogramma rappresenta un mondo in realtà, un mondo che va oltre tante parole, no? Perché c'è la forza della fotografia, quella di raccontare e di raccontare anche come uno percepisce le cose, perché è vero che il fotografo scatta le fotografie, però il padrone fino a un certo punto quando ha un'intenzione non è politico, ma è anche vero che le persone quando finiscono le immagini ne hanno una, cioè le assorbono in maniera molto singolare, cioè, ognuno guarda le cose, legge le cose in maniera assolutamente autonoma, quindi tutto quello che si percepisce, quello che comprende, non è mai uguale a quello che può capire o comprendere un'altra persona. Quindi la forza poi è quella di raccontare e quella di cercare di arrivare all'altro con una sintesi e con un discorso che insomma gli altri riescono a percepire almeno in una certa percentuale.